Ciao, sono Luca Gianquitto, autore di eBlues Genetics, il primo ed unico corso italiano che ti insegna come imparare a suonare blues in solo guitar style. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace, ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo non ti perderai i prossimi video. Oggi volevo parlarti di un argomento che riguarda il registro sulla chitarra. Chiaramente noi ogni volta che andiamo a fare un'improvvisazione possiamo essere totalmente liberi sul nostro strumento, per cui possiamo partire sui bassi e andare sugli alti in ogni momento, ma durante un'improvvisazione, soprattutto se suoniamo un blues in solo guitar style, potrebbe essere interessante il concetto di una botta e risposta per quanto riguarda l'aspetto dei registri. Andiamo subito a fare un esempio. Alti. Bassi. Alti. Bassi. Di accordi alti, bene, quindi questo tipo di organizzazione va un po' a simulare come se fosse un tipo di conversazione tra due persone, magari tra una donna e un uomo, in quanto sulle prime tre corde alte abbiamo chiaramente suoni più acuti che possono essere riconoscibili con la voce di una donna, ad esempio. E sui suoni più bassi, chiaramente, per quanto riguarda il registro vocale di un uomo. Andiamo a fare adesso un esempio in prima posizione con la scala in open position, quindi la più grave delle possibilità che abbiamo sullo strumento, e con i tre accordi in open position. Basso. Alto. Basso. Alto. Adesso vado un po' più avanti sullo strumento, sempre con questi tre accordi. Alto. Basso. Alto. Basso. Alto. Ancora più avanti con lo strumento. Basso. Alto. Basso. Alto. Ancora più avanti con lo strumento. Alto. Basso. Alto. E così via. Vedi, adesso ho giocato un po' con i registri, per cui mi sono mantenuto con gli accordi più semplici, quindi in prima posizione, dopodiché sono andato avanti con i pattern della scala blues, alternando sempre nel groove. Questo è un argomento molto importante che magari discuteremo in un altro video. Quindi alternando il registro alto con il registro basso. Questo ci offre un tipo di improvvisazione che è più vario, in quanto c'è una domanda e una risposta a livello di frequenze armoniche, quindi tra dei suoni alti e dei suoni bassi, che
ci fanno divertire di più quando siamo noi stessi a fare questo tipo di improvvisazione, ci auto-intratteniamo e quindi naturalmente possiamo intrattenere il nostro pubblico in maniera più efficace. Bene, per questo video è tutto, se questi contenuti ti piacciono ti invito a mettere mi piace e ad iscriverti al canale. Ci vediamo al prossimo video, ciao!